amici, sono Giulia di Radio UCI e in questo video parliamo dell'ISEE corrente. Informati e felici. Radio UCI. L'ISEE corrente è uno strumento importantissimo per i cittadini la cui situazione economica è peggiorata. Questo perché, come ormai sappiamo bene, l'ISEE ordinario prende a riferimento i redditi e i patrimoni dei due anni solari precedenti la dichiarazione. Ad esempio, per questo 2020 si fa riferimento a redditi e patrimoni 2018 e quindi l'ISEE corrente serve a dichiarare le modifiche alla situazione economica avvenute più di recente. E cioè, per questo 2020, le modifiche che sono successe a partire dal 1 gennaio 2018 fino ad oggi. Però puoi usare l'ISEE corrente solo se, tanto per cominciare, hai già un ISEE ordinario in corso di validità e poi se nel tuo nucleo familiare è successa almeno una di queste cose. C'è stata una variazione dei redditi complessivi almeno del 25%, oppure c'è stata una variazione dell'attività lavorativa e cioè, ad esempio, almeno un componente del nucleo familiare ha perso il lavoro, è finito in cassa integrazione o ha terminato il proprio contratto di lavoro che non è stato rinnovato. Ma puoi usare l'ISEE corrente anche quando almeno uno dei membri del nucleo familiare non percepisce più i trattamenti previdenziali, indennitari o assistenziali che non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Quindi, se ci troviamo in uno di questi casi, possiamo richiedere l'ISEE corrente. E l'indicatore, stavolta, si baserà su redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi prima della dichiarazione. Poi, a differenza dell'ISEE ordinario, che resta valido fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato fatto, l'ISEE corrente dura 6 mesi, sempre se non ci sono ulteriori variazioni. Infatti, nel caso di variazioni che succedono dopo aver presentato l'ISEE corrente, bisogna presentarne un altro entro 2 mesi da quando è avvenuta questa seconda variazione. E sempre a differenza dell'ISEE ordinario, la lista dei documenti necessari per fare l'ISEE corrente è più ristretta. Infatti, dobbiamo portare con noi, oltre il documento d'identità in corso di validità, non smetterò mai di ripeterlo, il nostro ISEE ordinario. Poi, l'indicazione dei redditi ricevuti nei 12 mesi prima della presentazione dell'ISEE corrente, ma anche dei trattamenti che riceviamo, come i bonus, il reddito di cittadinanza, eccetera. E questo è quello che c'è da sapere sull'ISEE corrente, ma se hai ancora qualche dubbio scrivilo nei commenti e se questa spiegazione ti è piaciuta condividila con qualcuno a cui può essere utile e non dimenticare di mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per essere sempre informati e felici. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! Informati e felici. Radio UCI.